un giovane, uno straniero presente negli Stati Uniti grazie ad un visto. Sarebbe questo l'identikit della persona che in queste ore è la più ricercata di Boston. Forse una delle chiavi per comprendere l'attentato terroristico che ieri ha sconvolto la città del Massachusetts e con lei tutti gli USA. Un giovane residente a River, in periferia, in un appartamento oggetto di un mandato di perquisizione. E insieme a lui, secondo notizie di stampa, nel mirino degli inquirenti ci sarebbe anche una seconda persona. Mentre Boston sembra essere una città fantasma, forse anche seguendo l'appello delle autorità che ieri avevano chiesto a residenti e turisti di rimanere in casa. La zona di Copley Square nel cuore di Boston è completamente transennata per circa 12 isolati. Vedete alle mie spalle il tendone che era stato tirato su nel corso del pomeriggio per accogliere alcuni dei feriti della doppia esplosione avvenuta più in là, sulla destra, alla linea del traguardo della maratona di Boston. Doppia esplosione che ha lasciato sul campo 3 vittime, tra cui un bambino di 8 anni e circa 130 feriti, un bilancio che però continua a crescere con il passare delle ore. Tutta la zona transennata perché continuano le indagini, così come continuano nel corso della notte anche lungo il percorso della maratona, nel tentativo di bonificare tutta la zona. Ancora alle 10 di sera, erano le 4 del mattino in Italia, la polizia non era stata in grado di dichiarare la zona completamente sicura. A coordinare le operazioni è ufficialmente l'FBI, che parla apertamente e chiaramente di atto terroristico, che però non si sbilancia sulla possibile matrice internazionale o domestica. Secondo il Wall Street Journal sarebbero stati trovati altri 5 possibili ordigni, alcuni interrogatori sarebbero in corso. Tutte notizie riportate dai media stelle strisce, le autorità scelgono la cautela assoluta. Imponente intanto la risposta dei primi soccorritori e dei volontari. Tutti gli agenti della città erano stati richiamati ieri in servizio. Oggi ad aiutarli ne arriveranno altri da tutto lo Stato. Gli ospedali sono ancora in stato di allerta, ma la situazione è sotto controllo. Più di un testimone ha raccontato di maratoneti che hanno terminato la loro gara donando il sangue. Non sappiamo chi, non sappiamo perché, ma una cosa è certa, assicureremo i responsabili alla giustizia, scandiva ieri Barack Obama, che nel suo discorso alla nazione non ha mai pronunciato la parola terrorismo, ma nel paese nessuno ha dubbi e il Boston Globe oggi titola Maratona Terrore. Liliana Faccioli Pintozzi, Sky TG24, Boston.